In provincia di Padova, esattamente alla villa detta la Villa Malcontenta, si racconta che si aggiri lo spirito della Dama Bianca. Viene osservata molto spesso da testimoni che dicono di vederla passare nei giardini antistanti la costruzione. La dama, appunto, sarebbe descritta come una giovane donna molto bella, vestita con un lungo abito bianco. Pare si aggiri anche all'interno delle sale della villa stessa. Lo spettro sarebbe quello di una giovane nobildonna chiamata Elisabetta, vissuta nel Settecento, che a quanto pare, a causa delle sue indole molto libertine, fu rinchiusa nella villa, diventata la sua eterna dimora. Secondo alcuni, comparirebbe indossando un abito lungo e nero, per altri, come viene riportato spesso, un abito candido e bianco. A Battaglia Terme, in provincia di Padova, nella reggia del Cattaio, si racconta la leggenda di un fantasma denominato la Dama Azzurra. Alcuni testimoni dicono di aver visto lo spettro affacciarsi alle finestre del castello. Il fantasma ha una lunga leggenda dietro le spalle e per molti sarebbe la nobildonna Prezia Dondi dell'Orologio, cioè la moglie di Pio Enea II degli Obbizi. Il tragico evento che ha dato origini al fantasma per molti è il seguente, cioè tratta la storia della notte del 15 e 16 novembre del 1654, quando la donna venne brutalmente uccisa a colpi di rasoio nella sua camera da letto. La servitù era entrata nella stanza, sentendo le urla strazianti della donna, e sarebbe stata uccisa, secondo alcune voci, da Attilio Pavanello, che secondo il marito, questi si sarebbe invaghito di lei. E sapendo che la donna non si sarebbe concessa a lui, l'avrebbe uccisa proprio in quella stanza. Il figlio minore, Ferdinando, che giusto circa 13 anni dopo, aiutato dalla sua scorta, uccise colui che era l'assassino di sua madre.